Il mio ingresso in questa vicenda come investigatore è legato alle mie indagini sul caso Moro. Indagando sul caso Moro scoprii che alcuni brigatisti avevano rapporti con un diplomatico bulgaro che si chiamava Ivan Tomov Dontchev. E quindi cercai di interrogare questo Ivan Tomov Dontchev, ma egli, siccome godeva dell'immunità diplomatica, non volle presentarsi. Però io indagai lo stesso nei suoi confronti e scoprii, con mia grande sorpresa, che egli era legato non solo alle Brigate Rosse e ad alcuni sindacalisti italiani in vista di un possibile attentato all'Ecva Valenza che doveva venire in Italia nel gennaio del 1981, ma era anche implicato nell'attentato al Papa perché aveva un rapporto molto stretto e molto diretto con Ali Acha. Cioè si hanno confermato la validità della pista bulgara, tanto che uno dei testimoni di questa vicenda, che è l'interprete dell'ambasciata bulgara che si chiama Assen Marcevski, ha scritto un libro, I misteri italo-bulgari, in cui dice che addirittura i giudici bulgari, Jordan Ormankov e Stefan Markov Petkov, che poi non erano giudici ma agenti segreti bulgari, cercarono di convincere Ivanov Antonov, che era un capo della Balkan Air, a confessare di aver commesso il delitto insieme ad Ali Acha, però a confessare di averlo fatto per fini privati e non per conto dello Stato bulgaro.